Amedeo Zaccaria, referente locale della rete Iside. Noi non dimentichiamo, è il titolo ormai abituale di queste feste annuali, di questi incontri annuali dell'USB. Noi non dimentichiamo le vittime, coloro i quali hanno perso la vita, come è capitato tragicamente a suo figlio Francesco, ma noi non dimentichiamo non solo le vittime nello stabilimento, ma non dimentichiamo anche le vittime al di fuori dello stabilimento, le vittime per l'inquinamento. Io, per il mio modo di essere, il mio modo di fare, a me piace essere schietto, qui non è cambiato nulla. Si stanno prendendo solamente per i fondelli i cittadini di Taranto, e a livello di impatto ambientale e a livello di sicurezza. Mittal sarà l'ennesimo bluff. Sì, sì, è proprio vero, è proprio come dici tu. Questa è la quarta edizione della festa USB, si è incominciato pensando non di far cambiare le cose dall'oggi al domani, ma dare modo a tutti di riflettere ogni qualvolta si parla di queste cose. Ma bisogna constatare che comunque a distanza di 4 anni nulla è cambiato, neanche di una virgola. L'inquinamento, l'impatto ambientale è rimasto come prima disastroso, gli infortuni sul lavoro comunque vanno avanti, l'ILVA nello specifico non ha prodotto strumenti affinché la sicurezza dei lavoratori sia garantita, e quello che fa più male comunque è che in prima linea abbiamo il nostro governo che continua a far produrre questa industria e a tenere i lavoratori in luoghi poco sicuri. Questo è. Se pensiamo ai Wind Days, rappresentano la prova provata del fallimento. Dire in buona sostanza barricatevi in casa in questi 2 giorni significa che tutto quello che si sta dicendo è aria fritta, anzi aria inquinata. Certo, è vero, giusto per, diciamo così, per sdrammatizzare la situazione. È la stessa cosa che dice che uno si dovesse chiedere: facciamo una cupola sull'ILVA o facciamo una cupola sui tamburi, giusto per proteggerci dall'inquinamento.